uccisero male, se ne scapparono in America, e quelli che erano rimasti in Europa commisero un crimine imperdonabile. Stampa 15 agosto 2000, pagina 10. La conclusione è, lui dice, si interessavano più alle proprie vacche che non al salvataggio delle comunità ebraiche, ortodosse e sefardite che erano rimaste in Europa. Se lo diciamo noi, ci denunciano, loro lo possono ancora dire. Igor Mann ha tirato una conclusione. Le parole di Ovadia Yosef, stampa 7 agosto 2000, pagina 1, prima pagina, sono la spia della profonda crisi di identità che, dopo l'assassinio di Rabin, rischia di sbagliare quel magnifico, tra virgolette metterei io, mosaico chiamato Israele. Israele Ben Gurion, che non era poi tanto, fece prendere a carnate una nave stessa di ebrei, no? E di Rabin, che disse alla prima intifada: spezzatevi le braccia. Ultimamente ho sentito che, siccome Benjamin Netanyahu, che non è un premio Nobel per la pace, ha congelato per qualche mese l'insediamento dei coloni, giusto per gettare un po' di polvere agli occhi, è stato contestato come Sharon, come Rabin. Quindi vedete, questa gente è anche un po' stupida, è ricca e forte e potente, ma sono andati incontro alla loro rovina nel 70 perché provocarono Roma, e poi nel 135, quando arrivò l'imperatore Adriano, perché gli zeloti si erano asserragliati a Masada e avevano provocato i romani, e Roma li sbaragliò. La stessa cosa sembra succedere oggi, non riescono a capire, non hanno il senso del limite, quando cominciano a valicare ciò che non dovrebbe e non potrebbe essere valicato. Per cui Filippo diceva, riusciranno a formare l'ordine mondiale, l'uomo propone, Dio dispone. Normalmente, economicamente, militarmente sembrano i più forti, ma Dio, come si mettono le cose adesso con la crisi dell'America, perché se l'America non ha più i soldi per mandare le armi in Israele, e se la Russia di Putin si rafforza, se l'Iran comincia a fare come sta facendo, accordi con Chavez, con l'America Latina, poi avete visto la Zipni, è stata ricevuta un mandato di cattura per crimini contro l'umanità dall'Inghilterra, perché ne ha fatti. Quindi chi di spada, chi di mandato di cattura ferisce, di mandato di cattura ferisce, prima o poi toccherà pure loro. Non è che siano padre eterni, sono potenti ma non sono onnipotenti. Quindi io mi fermo qui, e vi ringrazio e passo la parola a